vince e convince la Nocerina, che si sbarazza per 4-0 del Latina e torna al successo casalingo dopo quasi 2 mesi e mezzo di astinenza. Gara in discesa già nel primo tempo, grazie al solito El Bakhtawi. A inizio ripresa, Dammacco e Morero mettono in ghiaccio il risultato. A 5 minuti dalla fine, un rigore di Diakité completa l'opera. Confermate le indiscrezioni della vigilia in casa Nocerina, con Dammacco preferito a Talamo nel tridente d'attacco. Tornano dal primo minuto Cazziris e Donnarumma. Garofalo sostituisce lo squalificato Donida. Il Latina punta sul classico 3-4-3, con Alessandro supportato da Sarrizzo e Corsetti. La prima occasione è di marca ospite. Dopo soli 120 secondi, Esposito è bravo a smarcarsi sugli sviluppi di un calcio d'angolo, ma non inquadra lo specchio della porta con un colpo di testa da 2 passi. Al 7° serve un super intervento di Volzone per evitare la capitolazione su conclusione a botta sicura di Sarrizzu. E al 13° invece ci sono i primi segnali di Nocerina. Splendido aggancio volante di El Bakhtawi, che si libera al tiro ma trova la provvidenziale deviazione di Esposito, ben appostato a proiezione della sua porta. Al 16° i Molossi passano in vantaggio. El Bakhtawi riesce a eludere la marcatura di Esposito e capitalizza nel migliore dei modi un lancio di Rizzo, impallinando Alonzi con una bordata sotto la traversa. Al minuto numero 19, Dammacco sagge i riflessi di Alonzi, bravo a deviare in angolo un piazzato dai 20 metri. L'estremo difensore ospite blocca senza difficoltà l'ultima sortita del primo tempo firmata da Dammacco, bravo a involarsi in area di rigore, ma troppo tenero nel tiro. Il numero 10 rossonero si fa perdonare inizio ripresa, quando è lesto a spingere in rete un perfetto traversone dalla destra di Cazziris e mettere in discesa la gara per i suoi. Al 9° la Nocerina cala il tris. Angolo dalla destra di Garofalo per Morero, che stacca indisturbato e non lascia scampo ad Alonzi. Al 22 cerca gloria anche Rizzo, che però non capitalizza un ottimo cross di El Bakhtawi. Il Latina, nonostante i 4 cambi operati dal tecnico Scudieri, fatica a trovare il bandolo nella matassa e riesce a rendersi pericoloso solo al 27°, quando Di Renzo approfitta di un mezzo pasticcio della difesa avversaria e batte a rete. Bolzone respinge senza alcuna difficoltà. Al 41° arriva anche il 4° gol per la Nocerina. Allegra stende Martinelli all'interno dell'area di rigore. L'arbitro ben appostato indica il dischetto. Dagli 11 metri Diakité spiazza Alonzi. I Molossi, applauditi dai circa 200 tifosi presenti allo stadio, agganciano in classifica il Vissartena, proprio alla vigilia dello scontro diretto dell'ultima giornata, che sarà decisivo per decretare i piazzamenti nella griglia play-off.